Ovviamente dobbiamo ringraziare il primo sponsor, Fusco Cementeria, e poi Minervino Live Associazione Media Murgia, Villa delle Murge, Chioschetto da Batino, Il Balcone Pub Pizzeria, Da Massimo Paninoteca, Bar Faro, Chiosco Fresco, Supremo Piacere, Pizzeria Tre Arti, SAP Costruzioni ed Il Verde, San Michele Vitivinicola, Minerfruit di Lanzuoli, Azienda Agricola Misciosha, Caseificio Sangue Dolce, Automurgia, e poi particolari saluti naturalmente e ringraziamenti vanno agli organizzatori, in modo particolare Massimo Ciani, Vincenzo Copeta, Vincenzo Rana, Francesco Vagna Tricarico, così come anche alla responsabile del settore Affari Generali e Cultura, la dottoressa Di Lascio. Io in realtà ho approfittato, ne avevamo parlato a memoria noi prima, siccome era scritto piccolo, noi a una certa età non ci vediamo più. Beh, allora si trattiene, sì, dovremmo fare un sondaggio noi qui sulla cittadinanza. Signor Sindaco, io le voglio chiedere una cosa ufficiale. Qui a Minervino Murge, diamo il microfono perché voglio capire, chi comanda, le donne o gli uomini? Le donne! Direi che in questo caso, cioè, non c'è dubbio chi comanda a Minervino, cioè... Le quote rosa qua sono state rispettate in pieno. La nostra è una società matriarcale, quella del sud, quindi matriarcale. La donna, quindi la donna non che comanda, gestisce, organizza insieme all'uomo.